Tra pochissimo, solo su Telebelluno, un nuovo episodio di Benvenuti a Tavola, l'unico programma che parla di... country. Oh, molto bene. Tra pochissimo. Buona visione da... Mamea Limana, negozio nato per i celiaci e per chi soffre di intolleranze alimentari, ti offre una vasta gamma di prodotti freschi, secchi e surgelati e tanti consigli utili. Mamei, in via La Cala 63 a Limana. Si divertono e imparano. Imparano e si divertono. Si divertono e si tengono in forma. Si preparano e si divertono. Piscina di Belluno, c'è sempre un buon motivo per divertirsi. Denti bianchi? Bianchissimi! Pensa, lo sbiancamento con visita, radiografie e trattamento con rivoluzionario sistema sbiancante innocuo e indolore, tutto a 99 euro. È un'esclusiva clinica Favero, a Belluno, via Vittorio Veneto, centro Millennio. Benvenuti a Tavola, secondo appuntamento della settimana insieme a Cristina e Valentina, cake designer, che ci stanno spiegando passo dopo passo come comporre, come realizzare questa torta. Ieri abbiamo preparato con Cristina il pan di Spagna, oggi Valentina cosa hai fatto? Crema al burro al cioccolato. E in quale parte della torta poi verrà utilizzata? È la farcitura. Perfetto, allora ingredienti. Cioccolata, fondente, acqua, uova, zucchero, vanillina e burro. Cominciamo la nostra ricetta. Una caratteristica, Valentina, di questa ricetta è che lo zucchero non deve assolutamente caramellare. No, in realtà certo, noi usiamo il termometro da pasticceri, dove lo zucchero dovrebbe raggiungere 121 gradi. Chiaramente non tutti ce l'hanno. Bisogna stare molto attenti nella parte finale, si vedrà che l'acqua evapora, le bolle sono un po' più dense, si sente il profumo di caramello, però non si deve caramellare, non deve diventare scuro, deve rimanere chiaro. Ok, allora ti lascio proseguire la ricetta, intanto vi ricordo che Valentina e Cristina vi aspettano qui da Redomania il 29 novembre per un corso proprio di cake design. Esatto. E le ragazze poi hanno anche un sito internet, vuoi dare l'indirizzo? Sì, allora è www.candygirlscake.weebly.com. Perfetto, sapendo che le ragazze sono disponibili in provincia di Belluno e poi anche nella provincia di Treviso, dove sono di casa. Spostatevi invece di qua, perché se volete seguire i corsi di Redomania, mettete via i soldi in questi pratici salvadanai che piacciono tanto ai bambini, che sono coloratissimi ma che possono fare arredo anche in casa vostra. Funzionano tramite una calamita, giuro che lo so aprire, ci ho provato fin prima, funzionano tramite calamita. E si trovano in diverse colorazioni e potrebbe essere anche insomma un'idea regalo per un compleanno o più semplicemente per le prossime festività natalizie, per coloro i quali volete fare davvero solo un piccolo pensierino da Redomania a Brivano di Sedico. Proseguiamo la ricetta. Ho montato i rossi e ho aggiunto lo sciroppo. Ho ammorbidito il burro che era già a temperatura ambiente e ho unito il composto di uovo e zucchero al burro. Ho fatto sciogliere il cioccolato fondente al microonde e l'ho incorporato al composto. E anche per oggi è davvero tutto, domani che si fa? La crema? La pasta di zucchero. Ok. Mi hai preso la sprovvista! Domani a... Benvenuti a Tavola! Yeah! Ci rivediamo domani alla stessa ora. Arrivederci da...